Un grande ciao a tutti i ragazzi di seconda. Allora, per questa settimana ci stacchiamo un pochino da grammatica e ci concentriamo sulla lettura e sulla comprensione di un testo. Il testo si trova sul vostro libro a pagina 301 e si parla in questa pagina di alcune delle più grandi invenzioni da parte di uomini. Sì, solo uomini francesi. Allora, questo compito funzionerà così. Io leggerò tutti i paragrafini di pagina 301, poi voi dovrete rispondere alle domande, non alle domande al fondo della pagina, ma alle domande del documento che troverete poi allegato qua su Classroom. Le altre informazioni riguardo al compito che dovrete consegnare ve le metterò per iscritto. Adesso mi concentrerò solamente sul leggere il testo come fossimo in classe. Allora, quindi alla fine di ogni paragrafo mi fermerò. Dunque, les inventions françaises. La prima delle invenzioni francesi qui elencate è le télégraphe. En 1794, Claude Chappe, qui veut communiquer avec ses amis qui habitent loin, invente le télégraphe. C'est une machine qui envoie des signaux par un système de code. En 1832, l'Américain Samuel Morse crée un alphabet pour le télégraphe de Claude Chappe. Le Morse è toujours utilisé aujourd'hui. Allora, in questo paragrafo si parla dell'invenzione che in italiano si chiama telegrafo e per la vostra comprensione direi che è l'unica, signo è una parola che è segnalata col numerino, questo numerino 1, vi porta in questo riquadro che si intitola Mondico, come sapete vuol dire il mio dizionarietto, e qua vi dà la traduzione di des signaux, che significa dei segnali. Altre parole che meglio che io vi dica, direi che non ci sono, se siete tutti perfettamente in grado di comprendere e anche di tradurre questo paragrafo. Andiamo avanti, la fotografia. En 1816, Niels Niepce invente la photographie. Il fixe des images sur des plaques de temps et réussit à conserver l'image grâce à la lumière. Le temps de pose est très long et dure plusieurs jours. Jacques Daguerre, en 1838, réduit ce temps de pose avec le daguerreotype. Questo paragrafo si concentra sull'invenzione della fotografia e, a parte le due parole che sono riportate qua nel vostro dizionarietto, io vi direi che grâce à significa grazie a. Andiamo avanti. Le Breuil. Le Breuil. En 1829, Louis Breuil crée une méthode de lecture pour les aveugles. On l'appelle le système Breuil. Ce sont des points en relief qui permettent aux aveugles de lire un texte. Qua si parla della lettura in Braille e direi che l'unica cosa che vi dovete ricordare è il significato di on, cioè il duplice significato della parola on. Cosa vuol dire duplice? Doppio, quindi on, come sapete, può voler dire sia nu, sia il famoso sì impersonale. Qua sta a voi capire di che on si tratta in questo caso. Andiamo avanti, la poubelle. En 1883, le préfet Eugène René Poubelle propose aux Parisiens de jeter leurs déchets dans des récipients appelés poubelles. Il organise le ramassage de ces déchets à Paris, puis dans toute la France. Allora, qua non vi dico niente, andiamo avanti, sotto le bassin contre la rage. En 1885, Louis Pasteur étudie la maladie chez les chiens et met au point le vaccin contre la rage.
Aujourd'hui, la rage a pratiquement disparu en France. Ultimo, le test de dépistage du sida. En 1985, l'Institut Pasteur crée le premier test de dépistage du sida. Il permet de savoir rapidement si quelqu'un a le virus. Ok, io direi di fermare qua il video e vi metterò, come ho detto, su Classroom per scritto le indicazioni riguardo alle cose al compito che vi assegno per la settimana prossima. Buon lavoro a tutti quanti!